Una festa speciale, colorata, ricca di allegria e divertimento al mattino per tutti i giovani. Un secondo momento, in serata, invece, capace di coinvolgere nomi vecchi e nuovi della società, che in 4 decenni di attività è stata e lo è tuttora punto di riferimento dello sport locale e non solo. L'Atletica Rivarolo ha tagliato il traguardo dei 40 anni e per onorare al meglio questo riscontro ha allestito una giornata, quella di sabato 25 giugno, nella quale ritrovarsi e ribadire quanto è importante stare insieme e dare libero sfogo ai più piccoli, in particolare dopo i 2 ben noti anni passati a fare i conti con la pandemia. Prima, dalle 9.30 in avanti, è stato il centro polisportivo di Via Trieste a fare da teatro a una gara aperta a tutti gli esordienti del club, iniziativa che ha visto coinvolti anche gli atleti che sono tesserati per i poli di Ivrea, Balangero e Chivasso, i quali insieme a quello alto canavesano vanno ad alimentare nelle categorie superiori l'atletica canavesana. In serata, in quel di Bairo, nel cosiddetto Padiglione Verde, è stata la volta di una cena che oltre al direttivo, ai tesserati e agli amici simpatizzanti dell'Atletica Rivarolo, ha visto alla ribalta anche gli allenatori della società, ovvero Leonardo Bellan, Ciro Gargiulo, Luisa Corias, Massimo Beltramo, Andrea Spadoni ed Helen Ghirmu, presente anche in qualità di assessore allo sport, nonché il primo campione italiano del team, ovvero Alessio Trucchetto. I numeri spiegano bene l'impegno che il sodalizio sta mettendo, 230 tesserati, dei quali ben 140 esordienti, 32 ragazzi e gli altri appartenenti alle altre categorie, e 15 istruttori, oltre al fatto che nelle fila sono presenti atleti che stanno portando lontano il nome dell'Atletica Rivarolo, come ad esempio Stefano Demo e Raffaele Leone.